correzione possa rappresentare un elemento assai qualificante della norma che stiamo per varare. Gli indici di congruità sono uno strumento che supporta le attività ispettive e che consente, con periodici aggiornamenti prodotti dal Ministero del Lavoro, di valutare appunto la congruità settore per settore dei beni e dei servizi impiegati in rapporto al numero di ore lavorate. In un'epoca in cui si taglia, per mille ragioni giuste e meno giuste, sulle attività ispettive, dotarsi di uno strumento di questo tipo probabilmente può rappresentare mettere in campo uno strumento di grande efficacia per il contrasto del caporalato. Grazie. Allora, nessun altro chiede di intervenire? La votazione è aperta. Parere contrario Commissione Governo e di Quinta Commissione. Spadoni. Di Gioia. Bonomi. Bene, allora la votazione è chiusa. Favorevoli 41, contrari 262, la Camera respinge. Emendamento 8.9. Invito a ritiro parere contrario Commissione Governo, parere contrario di Quinta Commissione. Non ci sono interventi, la votazione è aperta. Calabria. Milanato. Gigli. Bene. La votazione è chiusa. Favorevoli 159, contrari 253, la Camera respinge. Siamo all'8.22, anche qui c'è un invito al ritiro, parere contrario. Deputata Chimiente, un suo emendamento, prego. Sì, grazie Presidente. Una delle mancanze del nostro sistema agricolo, su cui si innestano i caporali e le imprese poco virtuose, è proprio l'assenza di metodi snelli e funzionali di reclutamento anche all'ultimo momento dei lavoratori. Quindi, pur ritenendo apprezzabili le innovazioni poste al meccanismo della rete agricola di qualità e alla composizione e funzionamento della cabina di regia, riteniamo che il testo proposto dal Governo sia ancora lontano da un'adeguata spinta propulsiva all'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Soprattutto riteniamo non si possa prescindere, per avere un quadro normativo davvero efficace, dal contemporaneo potenziamento degli strumenti pubblici di incrocio virtuoso tra domanda e offerta di lavoro. E in questo senso abbiamo proposto che entrino a regime le cosiddette liste di prenotazione in capo ai centri per l'impiego su base territoriale, in cui vengano inseriti telematicamente i nominativi degli aspiranti lavoratori. Le sezioni